In Medio Oriente è in corso un vero e proprio genocidio di cristiani. Colpevoli di non prendere posizione tra le fazioni in lotta, sono loro le prime vittime dei conflitti che stanno distruggendo Siria ed Iraq. È quanto emerso dall'incontro promosso alla Borsa Merci di Arezzo dall'Associazione Testa e Croce e da altre realtà cattoliche del territorio. A portare la propria testimonianza sono stati il giornalista Rodolfo Casadei, inviato speciale per il settimanale Tempi, e l'ingegnere siriano Ayman Haddad, oggi docente di lingua e cultura araba. La persecuzione dei cristiani è per i cristiani una grande occasione di rendere testimonianza, di santificarsi, di essere dei martiri e soprattutto di dare una lezione ai cristiani di tutto il mondo su come loro dovrebbero testimoniare la fede. È senz'altro l'esperienza che io ho fatto come giornalista, quella di incontrare dei veri testimoni, non semplicemente delle vittime di un'ingiustizia, che pure c'è ed è terribile, ma anche testimoni di qualcosa di grande e di vero che portato come esempio a tutti gli esseri umani, è qualcosa che anche noi dovremmo imparare. Lei anche recentemente su Tempi ha sottolineato la difficoltà di riuscire a raccontare da inviato la complessità di un conflitto come quello medio orientale, come in Siria e in Iraq, e soprattutto far capire all'opinione pubblica occidentale che non ci sono solo i buoni e non ci sono solo i cattivi. Sì, sono dei conflitti complessi perché ci sono delle cause interne di tipo sociale, economico, politico. Su queste si sono innestate delle cause internazionali. La guerra di Siria è una guerra civile internazionalizzata. Quello che succede in Iraq è frutto del fallimento di uno Stato. L'Iraq è uno Stato fallito. Dunque le chiavi di lettura devono essere un po' sofisticate. Non sono guerre di religione, anche se c'è un elemento religioso utilizzato per la guerra. E ci sono delle minoranze religiose colpite, come quella cristiana, ma dobbiamo essere capaci di leggere i diversi livelli di questi conflitti. Particolarmente complessa nello scacchiere medio orientale la questione siriana. La Siria è ormai da anni coinvolta in un duro conflitto che da civile è ormai diventato un conflitto regionale perché ha coinvolto molte potenze. A soffrirne è la popolazione civile e in particolar modo le minoranze. Qual è la situazione al momento? È la situazione molto drammatica, è insopportabile, soprattutto paga la popolazione civile, gli ultimi, i poveri. I cristiani sono delle prime vittime in quell'assurda situazione, in quell'orrore. Sono perseguitati in varie parti dove si trovano questi gruppi armati terroristi. E sono vittime perché non vogliono fare guerra, perché vogliono la pace. I cristiani sono perseguitati perché vogliono l'incontro, un incontro che non è voluto da tanti altri purtroppo.